Buonasera dalla 41esima edizione del meeting di Rimini. Allora, siamo quelli che ripartono e che ripartono stasera affrontando una domanda che resta cruciale anche nel pieno della crisi della pandemia. Come sta la Terra? In realtà sembra un tema, se ci pensate, passato in secondo piano, no? Insomma, c'è questa emergenza planetaria, ma in realtà però molti osservatori ritengono che il Covid-19 in realtà documenti proprio il rapporto sbagliato fra uomo e ambiente, quindi c'è un nesso profondo. Quindi non perdiamo di vista questa domanda: come sta la Terra? E adesso guardate questo eccezionale, ma anche inquietante, timelapse realizzato grazie ai satelliti della NASA. Guardate che roba. In this animation, we're taking Arctic sea ice into the third dimension. Here we're looking at. Questa animazione mostra innanzitutto il ghiaccio che si sposta con il cambiare delle stagioni. In inverno il ghiaccio cresce e si espande verso l'esterno, mentre in estate si contrae verso l'interno e si scioglie. Si vede anche l'età glaciale indicata dallo spessore del ghiaccio. Generalmente più è vecchio, più il ghiaccio è spesso. Vediamo il ghiaccio più bianco, che è il ghiaccio più vecchio, muoversi nell'Artico, spinto da venti e correnti che lo muovono. E notiamo che nel corso degli anni il ghiaccio pulsa e si muove intorno, dal centro sino alla costa della Groenlandia. Il ghiaccio più vecchio si trasferisce fuori dall'Artico fino all'Atlantico settentrionale, dove si scioglie, ma il ghiaccio viene riempito all'interno dell'Artico perché parte del ghiaccio sopravvive ogni estate, diventando quindi più vecchio. In particolare, nella regione a nord dell'Alaska, il mare di Beaufort, il ghiaccio gira in senso orario, fenomeno noto come Beaufort Gyre, e quel ghiaccio può continuare a girare, spesso per diversi anni, e invecchia gradualmente, diventando sempre più spesso. In passato abbiamo sempre avuto crescita di ghiaccio e invecchiamento del ghiaccio, abbastanza per sopravvivere all'estate e ricostruirsi. Ma negli ultimi anni abbiamo osservato meno rifornimento, c'è più scioglimento, e così il ghiaccio che fuoriesce dallo stretto di Fram non viene sostituito da nuova crescita. Inoltre, soprattutto negli ultimi tempi, abbiamo visto alcuni eventi notevoli nel mare di Beaufort, in quello che era un asilo per lo sviluppo del ghiaccio più vecchio, che consentiva al giovane ghiaccio di invecchiare e maturare. Il ghiaccio è adesso più rotto, più sparso. Stiamo vedendo il mare di Beaufort passare da un asilo nido a un cimitero per ghiaccio vecchio, e negli ultimi anni, per le componenti di quel ghiaccio più vecchie di 5 anni, il banco brillante è quasi virtualmente scomparso dall'Oceano Artico, ora dominato dai ghiacci più giovani e più sottili. Beh, onestamente Enrico, è abbastanza inquietante questa immagine. Vediamo se la regia ce la rimanda, perché... Impressionante. Dall'84 al 2000. Impressionante. A me ha fatto molto effetto vedere le due date, i ghiacci, come si sono ridotti, ma anche per questo io voglio chiamare in causa, buonasera a tutti innanzitutto, voglio chiamare in causa i nostri ospiti, un'altra puntata molto ricca di quelli che ripartono. Innanzitutto Ermete Realacci, oggi presidente di Simbola, uno dei promotori di questi appuntamenti settimanali. Buongiorno Realacci, è collegato con noi. Buongiorno. Non la vediamo ancora, ma insomma la voce l'abbiamo sentita, eccola qua. E poi Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione Sussidiarietà, due volti che avete imparato a conoscere in questi giorni, questi appuntamenti qui al meeting di Rimini. Allora, Vittadini, ma una domanda per tutti e due. Il tema ambientale, con tutto quello che è successo, con la crisi economica innestata dalla pandemia, perché è ancora in testa la priorità per voi? C'è una favola greca che studiavamo al ginnasio che racconta di una rana che portava uno scorpione sulla schiena e stavano attraversando uno stagno. Lo scorpione avvelenò la rana e così annegò anche lo scorpione. Quando noi pensiamo che possiamo prescindere dall'ambiente, facciamo così. E invece, fuori di metafora, è chiaro che
tutte queste cose ci dicono che l'uomo il suo benessere non lo può raggiungere prescindendo dall'ambiente. L'abbiamo visto nella puntata di ieri quando parlavamo di economia. Far ripartire l'uomo, il mondo, vuol dire far ripartire l'uomo nell'ambiente, perché in qualche modo, questo l'abbiamo visto il lunedì, la pandemia ha dei nessi con la distruzione dell'ambiente, come la disuguaglianza ha dei nessi con la distruzione dell'ambiente. Quindi o si riparte con tutto insieme, oppure si sarà sempre più poveri e sempre più a pericolo della propria vita anche nelle malattie. Realacci, lei è uno dei protagonisti dell'ambientalismo italiano, quindi farle questa domanda qui sembra quasi un po' banale, però obiettivamente sono passati tanti anni dalle prime sue lotte in nome dell'ambiente. Perché oggi abbiamo bisogno di riporre l'attenzione anche dell'opinione pubblica, ma anche della politica, sull'ambiente? Sono curioso di sapere se parte anche lui da una favola greca, vediamo. Quella perché poi lo scorpione dice che ha ucciso la rana perché è nella sua natura, ecco, bisogna capire se invece noi riusciamo, no, è una bellissima metafora quella che ha detto Vittadini. No, io direi che forse il ragionamento oggi è quasi molto diverso, peraltro noi non dobbiamo tanto chiederci come sta la Terra, perché la Terra se la caverà, no? Il problema sono le specie che vivono sulla Terra, a cominciare da quella che ci sta particolarmente a cuore, che è l'Homo sapiens, diciamo, no? Perché lì il problema noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo e a tantissimi aspetti, se no, in questi giorni è in corso una iniziativa della Lega Ambiente che si chiama Carovana dei Ghiacciai. Se noi facessimo quel filmato sui ghiacciai delle Alpi, troveremo delle cose molto simili. Sono scomparsi 200 ghiacciai più piccoli, abbiamo perso un terzo dei ghiacciai, e questo è un problema enorme, perché per esempio i ghiacciai forniscono acqua nei mesi più caldi dell'anno, quando non piove e non nevica, diciamo. E c'è anche una espressione tecnica che io trovo però molto poetica, perché i ghiacciai, quando arretrano, si dice che ingrigiscono perché si concentrano le particelle, ma questo ingrigimento è anche un ingrigimento della vita umana, dell'umanesimo, no? Quindi oggi secondo me la partita è quasi inversa, cioè oggi se noi vogliamo avere uno sviluppo dell'economia dobbiamo puntare su un'economia che è attenta all'ambiente. Guardate che in Italia se ne parla troppo poco, ma l'iniziativa dell'Europa del Recovery Fund è molto determinata a perseguire il tema della transizione ecologica. Perché i punti sono tre: sanità, coesione, transizione ecologica e digitale. Tutte le altre cose, questo svuota cassetti che vediamo ogni tanto con proposte vecchie che ricompaiono, non costruiscono una risposta in una nuova economia. Noi oggi abbiamo a disposizione un qualcosa che è simile a quattro volte il piano Marshall di dopo la guerra, che in buona parte è concentrato sull'ambiente. Da lì c'è una risposta anche a Greta, che voglio ricordare oggi compie 2 anni il suo impegno a favore dell'ambiente. Ne parleremo Realacci. Abbiamo Giovannini che ci deve proporre, cioè è quello che ha portato Greta in Senato, quindi ce la racconterà lui. Però il Senato poi non è che ha seguito, io sono d'accordo, però dopo ne parliamo. Parliamo dopo, abbiamo tanta carne al fuoco, ma io vorrei spostare a questo punto l'attenzione sul piano scientifico e con un prestigioso collegamento con New York, dove ci attende Andrea Baccarelli della Columbia University. Buongiorno Baccarelli, ci sente? Buonasera. Capo del Dipartimento della Salute Ambientale della Columbia University. Lei, lascio la parola perché lei ci deve introdurre in un filmato che, come dire, le facciamo fare il nostro mestiere, lancia lei, giusto? Quindi ha ragione Vittadini, cioè in un'università americana il capo, come hai detto, del Dipartimento è un italiano, eh? Interessante, Baccarelli. Baccarelli, a lei la linea. Assolutamente, ho delle diapositive da mostrare che la regia dovrebbe mettere online. E quello che vi voglio dire è soprattutto come intendiamo la sostenibilità dal punto di vista ambientale, che come sostenibilità noi pensiamo al fatto che la natura ha delle risorse che non si devono esaurire, che non si devono dissipare. E effettivamente c'è un modello di questo, che è la natura stessa. La natura è veramente un miracolo di efficienza. Come vedete nella diapositiva ci sono tantissimi cicli in natura, in cui ciò che viene rilasciato da una specie viene riutilizzato dall'altra, cioè il rifiuto di una specie diventa la risorsa di un'altra. Per esempio anidride carbonica rilasciata dagli animali, che diventa invece una fonte
importante per le piante e così via. E nella prossima diapositiva vi voglio far vedere invece il fatto che noi non siamo altrettanto efficienti. Per esempio, questo è il modo come utilizziamo il petrolio. Petrolio che viene utilizzato per fare prodotti plastici e poi viene portato a rilasciare tantissimi prodotti di scarto che non riutilizziamo, e se li riutilizziamo con tantissima difficoltà. Nella prossima diapositiva vi voglio far vedere invece il fatto che non solo è un problema per la terra, ma come detto prima è un problema per noi, perché questi prodotti di scarto mettono a rischio la nostra salute, inquinamento di acqua, aria, eccetera. E nella prossima diapositiva vi voglio iniziare a far vedere due esempi che ho preso come paradigma di questo problema, di questo tipo di problemi. Il primo è l'inquinamento dell'aria. Come vedete, questi sono l'inquinamento dell'aria nel 79, un giorno, diciamo, quasi estremo del 79, molto alto. E nella prossima abbiamo quest'anno. Vedete, l'inquinamento dell'aria è andato giù, ma è ancora un problema perché oggi sappiamo che anche a questi livelli l'inquinamento dell'aria fa male, causa molte patologie. È ancora un problema anche geograficamente. Prossima, vedete questa, nella prossima animazione abbiamo Nuova Delhi, e vedete i livelli di Nuova Delhi sono altissimi. E l'inquinamento dell'aria causa 3 milioni di morti all'anno a livello globale, coronavirus 700.000, quindi capite il problema. La prossima diapositiva, poi finisco brevemente il mio intervento, dimostra anche un pochino perché ci sono questi problemi. Per esempio l'idea di vendere il ghiaccio agli eschimesi. Oggi nella prossima diapositiva potremmo dire invece possiamo vendere l'acqua ai milanesi, perché effettivamente l'acqua del vostro rubinetto è molto più pura di quella della bottiglia. E vedete che c'è tutto un coacervo, non solo di problemi culturali, ma anche di problemi di marketing economici, per cui 50 anni fa era giusto bere l'acqua in bottiglia, avevamo piombo negli acquedotti. Oggi vi portate in casa, mi sembra di ricordare, circa 200 litri di acqua al giorno pro capite, che è inutile perché è più inquinata di quella che prendete dal rubinetto. E possiamo parlare di più di perché queste cose succedono, ma vi volevo salutare e grazie di avermi invitato. No, perché allora lei ci deve introdurre la sua collega Jasmine von Schreiding, giusto? Va bene, tutto va bene. L'America. Assolutamente. No, nel senso che allora credo che anche proprio sul suo spunto, la professoressa Jasmine von Schreiding, credo. Ci debba offrire un quadro della criticità che sta affrontando il pianeta, vero? Vero? Assolutamente. Assolutamente. Ma chi è? Ce la introduca un attimo. Chi è lei? La professoressa von Schreiding è una delle autorità mondiali di sostenibilità. Ha lavorato per decenni all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, nella sezione di sostenibilità. E abbiamo la fortuna di averla ora da qualche anno come professoressa nel nostro dipartimento alla Columbia University, quindi ha registrato un intervento che sono molto lieto di vedere. Insomma, noi siamo a questo vedere. Punto, noi di quelli che ripartono siamo fieri di ascoltarla. Penso che se devo dire quali sono i problemi più critici che noi stiamo affrontando in questo momento, devo dire ovviamente il cambiamento climatico che influenza tutto, la biodiversità e anche il degradamento dell'uso del suolo, l'inquinamento e la scarsità dell'acqua. Ci sono veramente tanti problemi ambientali, ma questi cinque sono i più critici, cioè il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, la scarsità d'acqua, l'inquinamento e l'uso della terra, e sono tutti correlati e legati. E
È molto importante capire qual è il ritmo e la magnitudine del modo con cui usiamo il nostro pianeta Terra. E non ci sono precedenti nella storia umana dell'utilizzo che abbiamo fatto in questi ultimi tempi. Quindi voglio dire che la grande maggioranza, direi anche più del 90% dei problemi, sono causati dall'intervento umano. Baccarelli, le rubiamo ancora un minuto. Insomma, il Papa dice non si può essere sani in un ambiente malato. La sua collega ha sostenuto che il 90% dei problemi dell'ambiente è causato dall'uomo. Ma allora c'è poca speranza per il mondo, no? Dobbiamo proprio cambiare tutto. Dobbiamo cambiare molto, ma ad esempio sono molto d'accordo con quello che diceva Realacci, che il futuro e l'ambiente vanno d'accordo. Per esempio, l'esempio che ho preso dell'acqua è esattamente in questo senso, che il passato era piombo e acqua, necessità di avere acqua in bottiglia. Oggi invece, con le innovazioni che abbiamo fatto a livello degli acquedotti, possiamo ora cambiare. L'altra cosa, anche dal punto di vista dell'energia, è incredibile. L'energia vecchia è il carbone e il petrolio, l'energia nuova è l'energia rinnovabile. Quindi l'industria, la creatività e l'ambiente vanno d'accordissimo. Allora, grazie professor Baccarelli, davvero ci ha dato un contributo importante dalla Columbia University di New York. Grazie, arrivederci. Allora, invece io a questo punto vengo in Italia perché voglio proporvi un viaggio in un posto di cui stiamo parlando da anni, in un posto sensibile, mi verrebbe da dire, insomma, perché è proprio il simbolo della drammatica dialettica fra lavoro e salute. La collega Simona Gallo è andata a Taranto per raccontarci quella situazione con l'aiuto dell'arcivescovo Filippo Santoro. Vediamo. L'acciaio o la vita a Taranto? L'acciaio serve se è in funzione della vita, se non è in funzione della vita non serve. L'ILVA significa lavoro, ma non significa ricatto occupazionale. Se tolgono l'ILVA, la città è morta. L'ILVA, il fumo, le ciminiere, brutto, mamma malata, medici, bambini che non hanno conosciuto neanche i nonni. Quel che molto più sono i bambini a Taranto, che nascono già con il tumore. Tu lavoravi a lì? Io lavoravo lì. Gli ha dato da mangiare. Le conseguenze stiamo pagando adesso noi, sulla nostra pelle. Questo è tutto... Sì, minerale. E tutte le facciate sono così? Sì, tutti, è tutto così. L'inquinamento c'è nell'aria, nelle persone, non nelle cozze. Sono passati 8 anni dal sequestro, ci sono una media di 2-3 giorni al mese di cosiddetti wind days. Un quartiere d'Amburi completamente sommerso di polvere. Guarda, tutto rosso, 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 rosso. E ci manca anche la copertura che si smonta e ci cade anche sulle nostre teste. C'è chi continua a lavorare nell'ex Ilva e chi vorrebbe la sua chiusura. Conciliare salute e lavoro qui sembra impossibile. Sono arrivato qui dopo 27 anni di missione in Brasile. Questa terra è straordinaria, la gente c'ha una fede genuina. Questa è l'Ilva che si osserva da tutti i punti di vista. Resta una minaccia che da un momento all'altro ti capita un funerale per la sicurezza sul lavoro, una morte di qualche bambino e ragazzo. Non c'è l'Ilva. Qua non c'è più vita, non c'è più lavoro, non c'è più commercio, però nonostante tutto Taranto è sempre una bella città.
se tu vieni la notte e ti metti di qua, a tutt'ora che anche c'è la disoccupazione, vedi una cappa tutta rossa, perché la notte mettono gli impianti a massimo per lavorare. Se dovessimo usare le parole di Papa Francesco, Taranto ha sofferto un debito ecologico che l'Italia deve pagare nei confronti della città. Taranto ha prodotto acciaio per tutta l'Italia, il migliore acciaio e per l'Europa, ma cosa ha avuto? L'invito che sempre sento nel cuore è che questo debito sia pagato, che si dia una svolta radicale alla situazione della fabbrica, perché così non può andare avanti. Deve essere garantita la sostenibilità ambientale, deve essere garantita la sostenibilità economica, evitando gli esuberi, perché è questa, attraverso il lavoro si realizza la dignità della persona. Allora, da New York a Taranto. E Taranto vuol dire Italia, e vi presento il nostro parterre che naturalmente si arricchisce. Raffaele Cattaneo è l'assessore all'ambiente della Regione Lombardia, benvenuto, benvenuto. Grazie. A quelli che ripartono. E invece il dottor Carlo Tamburi è il direttore Italia del gruppo Enel, giusto? Giusto, Tamburi, giusto. Perfetto. Buonasera a tutti. Allora, mi faccio partire però da Cattaneo. Allora, il caso Taranto ha una specificità e una drammaticità unica, evidentemente, nel nostro paese, no? Anche se dice tante cose sulla sua storia. Ecco, ma la dialettica lavoro, ambiente, salute, credo riguardi la storia di molti territori. Allora, abbiamo un'età per ricordarci che la Lombardia, Milano in particolare, un tempo era piena di fabbriche, proprio il tessuto cittadino, mette la Breda, la Falck, l'Alfa Romeo, tutti in città, e sapevamo benissimo, quando eravamo bambini, svegliandoci la mattina, soffiandoci il naso e trovando il nero, che non eravamo nella città più pulita d'Italia. Ecco, in realtà è cambiato molto, no? Ma questo movimento verso, come dire, la pulizia dell'aria, per esempio, come si è svolto in questi anni? Beh, intanto questo movimento non è figlio del caso, è figlio di scelte politiche ed economiche che sono avvenute in questi anni, anche seguendo un modello di sviluppo diverso. Molto è cambiato e molto deve ancora cambiare. E Milano è un po' alla metà di questa transizione. Non è più la Milano della Falck, della Breda, la Milano delle grandi industrie manifatturiere. Non è ancora del tutto la Milano e la Lombardia del modello di sviluppo sostenibile, emblema dell'economia circolare e della transizione energetica che dobbiamo costruire. È cambiato molto in meglio, e qui c'è un primo paradosso. Oggi la coscienza ambientale è molto più forte di quanto non fosse 30 anni, 40 anni fa. Abbiamo visto prima il dato sulla qualità dell'aria che ha fatto vedere il professor Beccarelli, è proprio così, la qualità dell'aria era molto peggio qualche decennio fa, ma la sensibilità sul problema della qualità dell'aria era largamente inferiore. Oggi la qualità dell'aria è molto meglio, ma nella percezione della gente è quasi peggio oggi di quanto non fosse. Per non parlare dell'acqua, che lo stesso vale tutti per noi, l'acqua è stata una scoperta, vale per il suolo. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo aumentato del 60% i siti bonificati in Lombardia. Ne abbiamo circa 4.000 contaminati, ne abbiamo bonificati oltre 2.200. Ecco, tutto questo miglioramento però è solo l'inizio di un cambiamento ancora più radicale, perché questo secolo o avrà un modello di sviluppo sostenibile o semplicemente non sarà lo sviluppo di questo secolo. Allora, questa è una sfida soprattutto per una regione sviluppata come la Lombardia. Sì. Il tema dell'ambiente non è più solo come l'Ilva di Taranto, cioè qualcosa che deve frenare un modello di sviluppo non compatibile, non sostenibile con l'ambiente. Deve essere il motore di un modello di sviluppo, sì, diverso. Grazie Cattaneo. Da una grande regione a una grande azienda, Tamburi, la domanda è per lei: che cosa ha guidato questa vostra opzione al cambiamento? L'Enel ha completamente cambiato, oggi è una società di punta dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Che cosa ha guidato questa scelta vostra anni fa? Ma come diceva l'assessore, è stato non un fatto casuale, è stata una scelta strategica e industriale
già nel 2006-2007 avevamo concepito la svolta verde con la creazione di Enel Green Power, che nasce nel 2008 e quindi è diventata in pochi anni il primo grande attore, più grande produttore di energie rinnovabili nel mondo, e poi ha avuto un impulso molto forte nel 2014, quando la gestione nuova dell'ingegner Starace ha posto la sostenibilità al centro del nostro lavorare di tutti i giorni. E quindi sposo al 100% le parole dell'assessore quando dice: non ci può essere sviluppo senza sostenibilità. Oggi abbiamo fatto tanto, abbiamo sicuramente portato la produzione nel mondo da parte di Enel, ma anche in Italia, delle rinnovabili a superare quello del termoelettrico, però siamo un po' in una situazione quasi a metà del guado, cioè ci resta ancora tanto da fare per completare questa transizione ecologica, che poi è al centro delle discussioni anche in Europa, perché prima ancora del Transition Fund, del Recovery Fund di cui si sta parlando, c'è stato il Green New Deal, che è stato uno dei primi grandi passi della Presidente von der Leyen quando si è insediata oltre un anno fa, e quindi la barra si è spostata tutta, si è virata verso le energie rinnovabili. Taburi, mi fa coinvolgere anche Realacci in questa discussione, perché come ha detto prima il collega Castelli, Realacci, lei appunto è un po' il padre, vediamo se Realacci è ancora collegato, ecco, lei che è un po' il padre fondatore dell'ambientalismo nel nostro paese, ecco, abbiamo sentito queste due posizioni, una grande azienda e una grande regione italiana. Ecco, ma chi sta veramente lavorando per conciliare due esigenze, come dire, evidentemente tutte e due legittime, come lavoro e salute, ma vediamo che per esempio appunto l'Ilva, Taranto, è un problema spaventoso, insomma. Ecco, in concreto, chi sta facendo e che cosa sta facendo nel nostro paese? Nell'Ilva ci sono ritardi formidabili, ci sono anche dei processi in corso sui ritardi che sono stati prodotti dalla proprietà, e l'Ilva è un po' un dinosauro, no? Appartiene a un'idea di sviluppo che deve cambiare molto, quindi c'è molto da cambiare sull'Ilva tenendo in vita l'azienda. La vicenda dell'Enel è un'altra storia, cioè, per capirci, quando si dice lo sviluppo deve esserci senza danneggiare l'ambiente, ma deve tener conto della sostenibilità. Io rovescerei i termini della questione. Oggi è forte nel futuro chi accetta quella sfida. Prendiamo l'Enel, lo dicevo anche da voi l'altro giorno. L'Enel, non è vero, ha formato Enel Green Power nel 2006-2007, non ricordo. Però l'Enel è quella che vuole fare il nucleare, il carbone in Italia. Oggi è forte perché ha deciso di passare al 100% di rinnovabili entro il 2050. Questo l'ha reso forte economicamente, l'ha permesso una penetrazione internazionale, perché l'Enel oggi è l'azienda al mondo più forte nelle rinnovabili, l'ha rese forte in borsa anche perché i fondi edici, Vittadini sa di cosa parlo, si orientano verso questo tipo di aziende, quindi anche una parte della finanza favorisce questi processi. Però bisogna indicare con nettezza questa strada. In questo l'Italia ha dei punti di arretratezza, anche dei punti di vantaggio, perché una parte importante dell'economia italiana è orientata in questa direzione, perché noi siamo attenti al fatto che, essendo poveri di materie prime, dobbiamo essere più efficienti. Per parlare di Lombardia, c'è moltissimo da fare, ma l'industria metallurgica bresciana è una delle più efficienti d'Europa, è un pezzo dell'economia circolare, ma mica è stato fatto perché c'è stato un decreto sull'ambiente, è stato fatto perché noi non avevamo le materie prime. Ora, questo che era una necessità diventa una virtù, e dobbiamo usare bene i fondi enormi che ci arrivano dall'Europa, non tirando fuori dal cassetto idee vecchie, come sta accadendo in parte. Grazie Realacci. Noi vogliamo aggiungere a questo punto un altro elemento, cioè qualità dell'ambiente e qualità dell'abitare. Viviamo in città che a volte rischiano di diventare più grandi e quasi inospitali. Come si sta muovendo uno dei più grandi gruppi immobiliari internazionali? Sentiamo questa intervista a Mario Abadessa, intervistato dal collega Simone Gallo.
che modo la sostenibilità è entrata nel mercato immobiliare? Ma allora, la sostenibilità ambientale è un punto di partenza, cioè è scontato, è ovvio che un fabbricato oggi non sia un fabbricato inquinante. Noi abbiamo fatto un'analisi in cui i nostri fabbricati inquinano meno di un terreno agricolo. Quindi questo è scontato, è banale ed è, si parte da questo punto di partenza. A me farebbe piacere incominciare a parlare di sostenibilità sociale, è quello dove noi secondo me dobbiamo arrivare. E io non lo dico per buon cuore o per carità cristiana, io faccio business e investo soldi miei, ma soprattutto dei miei investitori che sono fondi pensione o fondi sovrani di tutto il mondo, da Kuwait, dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dall'Europa. Quindi è proprio un'opportunità di business quella di cui io parlo. Rimaniamo sul tema città, perché sì. Io volevo coinvolgere di nuovo l'assessore Cattaneo. La pandemia ha fatto esplodere diversi processi, insomma, anche dal punto di vista sociale, economico. Si torna a parlare prepotentemente del ruolo delle periferie. Come vedi lo sviluppo, questa dialettica che si sta un po' instaurando proprio negli ultimi tempi tra centro, città e periferia? Ma io credo che questo sia una grande opportunità per noi, perché si è parlato moltissimo in questi anni del ruolo delle città, le città che oggi raccolgono il 75% della produzione, il 70% della popolazione, numeri che cresceranno ancora nei prossimi anni. Ma il nostro modello, il modello lombardo, ma anche il modello italiano ed europeo, non è quello delle megalopoli asiatiche con decine, qualcuno dice centinaia di milioni di abitanti in futuro. Il nostro è un modello di città-regione. Se pensiamo alla Lombardia, c'è il capoluogo, Milano, 1.300.000 abitanti, e poi una corona di città che hanno 100, 120.000, 80.000 abitanti intorno, in un continuo urbano. Ecco, questo modello è più adatto al tipo di sviluppo di cui abbiamo bisogno, perché è meno congestionato e consente condizioni di vita migliori e anche una gestione dei servizi altrettanto efficiente. Pensate al tema della gestione dei rifiuti, per esempio, no? È chiaro che nella città è più facile gestire i rifiuti che in una periferia sperduta, ma un modello di città-regione come il nostro consente altrettanta efficienza. E anche qui le politiche che abbiamo fatto permettono oggi di avere in Lombardia il 71% di raccolta differenziata, ma anche 14 impianti di termovalorizzazione che consentono di recuperare come energia quello che non possiamo recuperare come materia. Noi recuperiamo il 62% di rifiuti come materia e il 25% come energia. Non era così 20 anni fa. Noi non possiamo nasconderci, per esempio, che Milano, la Lombardia, sta vivendo in questi mesi un cambiamento radicale. La città in questo... E molti stanno girando molte analisi su una crisi che verrà, su una situazione che cambierà radicalmente. Per esempio si mette molto in discussione il centro, diventerà un'altra cosa. Ci sono, come dire, voi vi state attrezzando per quel che cambierà? Perché, insomma, molti analisti dicono che bisogna cambiare logica, insomma. Ci stiamo attrezzando innanzitutto per le difficoltà che avremo nel cambiamento che dovremo affrontare già nelle prossime settimane. Pensate al tema del trasporto pubblico, per esempio, no? Però io credo che dobbiamo guardare anche il positivo di questa esperienza. Aver imparato che lo smart working si può praticare è una possibilità in più. Stiamo ragionando. Se svuota il centro di Milano e poi, voglio dire, tutta la filiera di chi lavorava nel centro di Milano chiudono negozi a decine tutti i giorni. Quindi, voglio dire, questi sono nuovi problemi. Forse cambiano anche la struttura della città. Sì, in parte sì. Io però non ho fatto il lockdown, sono andato nel mio ufficio tutti i giorni, anche nel periodo più critico, e ho visto anche le conseguenze positive di questo. Il traffico, per esempio, a Milano durante tutti questi mesi è un problema che si è drasticamente ridotto, pressoché scomparso. Abbiamo visto che quando dovremo attuare le misure emergenziali per la qualità dell'aria, una delle misure che possiamo introdurre è l'obbligo dello smart working, perché è possibile immaginare una gestione diversa anche dei flussi. Ci sono tante opportunità in questo cambiamento. Certo, ci sono anche dei rischi. Per esempio, tutto l'investimento negli spazi di co-working che è stato fatto in questi anni probabilmente verrà messo in discussione da queste forme, ma stiamo facendo un meeting che è in gran parte
gestito con strumenti innovativi che non erano quelli che abbiamo usato fino all'anno scorso. Questo cambiamento ha dei rischi ma anche tante opportunità. Io credo che dobbiamo cogliere in positivo le opportunità e dal punto di vista dell'impatto ambientale, beh, insomma, questo credo che abbia più vantaggi che svantaggi. Certo. Allora, grazie all'assessore Cattaneo, so che ha altri impegni qui al meeting e quindi insomma deve lasciarci. Io volto pagina su un altro punto, perché allora per mesi è successo qualcosa che ha colpito tutti noi, soprattutto tutti noi vecchi, diciamo la verità. Insomma, un nuovo soggetto si è posto come dire, alla testa dell'ambientalismo sulla scena internazionale. Sto parlando naturalmente dei ragazzi di Friday for Future. Abbiamo chiesto di raccontarceli proprio a Enzo Giovannini, che è il portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ma soprattutto è stato quello che ha portato Greta nel Senato della Repubblica. Giovannini, sentiamolo. Il movimento dei Fridays for Future ha posto al centro dell'attenzione mondiale il tema della lotta al cambiamento climatico. È un tema fondamentale non solo per il futuro del mondo, ma anche per il nostro presente. Pensiamo agli 80.000 morti che avevamo in Italia prima del Covid per malattie legate all'inquinamento. E poi la qualità degli ecosistemi, così strettamente connessa al rischio di pandemie, ma poi in generale la qualità della vita, non solo nei centri urbani, ma in tutto il nostro paese. È un tema naturalmente che il movimento di Fridays for Future, e vorrei ricordare quando ho incontrato Greta al Senato, qui abbiamo passato proprio qualche ora a mostrare come l'Italia può e deve cambiare direzione, può e deve contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Ecco, come con lei abbiamo capito, e tanti hanno capito grazie a lei, che le diverse generazioni devono lavorare insieme nella stessa direzione. Abbiamo tanto da fare, la crisi da coronavirus ci allontana dagli obiettivi dell'Agenda 2030, rischia di mettere da parte l'impegno per la lotta al cambiamento climatico. Per fortuna l'Unione Europea ha posto proprio questo tema non solo al centro delle proprie politiche, ma anche come precondizione per finanziare i progetti che i paesi presenteranno. È un cambio di paradigma importantissimo e l'Italia deve farsi trovare pronta a questo cambio, sia a livello delle politiche macroeconomiche, sia a livello microeconomico, ricordando che dobbiamo sempre tenere presente lo slogan della transizione giusta per non lasciare nessuno indietro. Professor Pintadini, è interessante però che Giovannini arrivi a parlare proprio per questi ragazzi di cambio di paradigma, transizione giusta, cioè sono poco più che adolescenti. Ecco, lei come lo spiega che a mettersi alla testa del movimento ambientalista siano questi ragazzini in questi mesi? È titolo del meeting, perché sanno stupirsi, alla bellezza del creato li colpisce, hanno meno ideologie e quindi... La cosa importante siamo noi adulti, perché da una parte non possiamo demonizzarli come spesso facciamo, dall'altra parte dobbiamo neanche santificarli, dobbiamo aiutarli a capire che cosa, quello che si è visto nella prima parte, che questo impeto si fa non con la decrescita felice ma col lavoro, con la tecnologia, con l'impegno. Bisogna mettere insieme questo afflato, questa voglia con questo uso della modernità che abbiamo visto, perché abbiamo visto che le energie pulite si fanno con la tecnologia, si pulisce l'ambiente con la tecnologia, si fa l'acqua pulita con la tecnologia. Questi giovani devono scoprire l'unità fra questi due aspetti, dipende da noi. Realacci, le chiedo una reazione brevissima però, perché il tempo ce lo stiamo un po' mangiando. A lei questi ragazzini stanno simpatici, li sente un po' figli suoi? Assolutamente, mi auguro che continuino il loro impegno, bisogna pigliarli, non bisogna prenderli in giro, perché pochi giorni dopo quella solenne iniziativa al Senato, il Senato italiano ha votato contro una mozione che prevedeva di assumere l'obiettivo di azzeramento delle emissioni di CO2 nel 2050. Che è l'obiettivo che ha preso l'Enel, guardate, che è l'obiettivo che ha preso l'Europa. Quindi, occhio a chi dà le carezze, c'è bisogno di risposte. Allora, torniamo al cambio di paradigma di cui parla Giovannini. Sembra, in certo modo, echeggiare i temi che percorrono l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Ricordiamocelo, è stata pubblicata nel 2015, ma
Io direi che ogni giorno di più mostra come la sua provocazione verso quella che il Papa chiama ecologia integrale prende sempre più corpo. Ecco, per esempio, sentiamo come ne parla Carlin Petrini, che è il fondatore di Slow Food, lo sappiamo, che però pochi ricordano che appunto è quello che ha scritto l'introduzione all'enciclica di Papa Francesco. Ascoltiamolo. L'insegnamento forte che l'enciclica Laudato Si ci ha trasmesso: tutto è connesso e nello stesso tempo è opportuno sottolineare come questa enciclica non è assolutamente un'enciclica verde, ambientalista, ma è una delle grandi encicliche sociali e un documento che interpreta in maniera straordinaria il momento che stiamo attraversando. Qual è il richiamo più forte dell'enciclica di Papa Francesco? La riflessione più profonda, il contributo che ha portato a livello mondiale l'attenzione verso questo documento. Ebbene, si chiama ecologia integrale. Questo significa che c'è una forte connessione tra la situazione ambientale, la sofferenza che noi provochiamo alla terra madre e all'ambiente, e la sofferenza che si trasmette verso l'umanità, in particolare verso l'umanità più povera, in particolare verso quei ceti che soffrono per carenza di risorse. Ecco allora che parlare di ecologia integrale significa arrivare al cuore del problema, e il cuore del problema è la realizzazione di un cambio forte di paradigma che governa ormai da diversi secoli l'economia mondiale. Paradigma per cui tutto è misurato in base al profitto. Il paradigma che non lascia spazio ai beni comuni e ai beni relazionali. Io volevo riprendere il discorso con dottor Tamburi, perché volevo da lui, anche da lui, un giudizio su Fridays for Future. Volevo capire se, come visto da un grande gruppo industriale come Enel, un grande gruppo che ha fatto una certa scelta, come abbiamo ricordato poco fa, questo movimento penso che sia visto con grande favore, ma come ha detto Realacci, non bisogna prendere in giro i giovani. Dall'altro lato, se un giudizio suo sintetico su Laudato Si. Grazie. Dunque, sui giovani assolutamente mai nella vita prenderli in giro, cioè, noi li prendiamo molto molto seriamente, cerchiamo di dialogarci con tutte le organizzazioni ambientaliste, a cominciare da Greenpeace. Facciamo un grande accordo formale anche con Greenpeace qualche anno fa, quando Fridays for Future ancora non c'era. Abbiamo delle volte, se posso essere sincero fino in fondo, qualche problema di comunicazione e di dialettica, perché loro qualche volta sono un po' ideologici. Stiamo però dialogando con loro, spiegando che lo sviluppo sostenibile è possibile, che la combinazione e la coabitazione di creazione di valore, quindi anche un passaggio di Carlin Petrini sul tema del profitto, può essere compatibile con la crescita sostenibile e con il rispetto e la tutela e il miglioramento del territorio e dell'ambiente. Quindi non c'è alcun motivo di prenderli in giro, li prendiamo molto seriamente e cerchiamo di raccontargli bene quello che noi facciamo, abbiamo fatto, quello che intendiamo fare, e non è per nulla banale, non è per nulla scontato che il progetto, il piano, l'obiettivo europeo del 2030 e poi quello di completa decarbonizzazione del 2050 sia realizzabile senza che ci si impegni tutti quanti insieme in una grande sinergia perché questo avvenga. Dottor Tamburi, l'enciclica del Papa è ancora più impegnativa, però, o sbaglio?
Beh, mi piace molto sottolineare l'aspetto sociale. Noi l'abbiamo un po' provato anche a dimostrare in questi mesi di lockdown e siamo stati forse l'esempio preso anche da altri, cioè abbiamo potuto far continuare a lavorare tutti i colleghi o da casa o sul territorio, perché avevamo fatto anche un grandissimo investimento in digitalizzazione. Ecco, di questo mi sembra che nel nostro talk non si è ancora parlato, però direi che è un accenno che va fatto, perché poter lavorare in questo modo e poter far sì che tutte le nostre centrali fossero gestite con la metà delle persone, e quindi per garantire il distanziamento sociale sul lavoro, le sale controllo, le reti e quant'altro, questo è stato grazie alla digitalizzazione. Quindi questo mi viene sul tema del sociale, quindi la riduzione delle distanze, la riduzione delle disuguaglianze. Ecco, la tecnologia ci deve aiutare anche in questo, quindi non solo nelle scelte tecnologiche, nelle scelte industriali, ma anche nelle scelte sociali, nelle scelte organizzative, nelle scelte di lavoro, di come sarà il nuovo lavoro. Ecco, l'attenzione che noi poniamo in questo momento è quello di seguire con grande prudenza e con grande cautela quello che succederà nelle prossime settimane, perché non c'è dubbio che, come si diceva anche prima sul passaggio delle città, sul modo di lavorare, alcuni dei grandi dogmi fino a qualche mese fa sono messi in discussione. E quindi su questo torna attualissima l'enciclica che parla di sociale, quindi di una comunità che deve lavorare in un modo diverso rispetto a quello che allora, si pensava. Abbiamo fin qui, come dire, bordesato continuamente la figura di Papa Francesco e la sua enciclica. Allora, a questo punto, ascoltiamo un frammento dell'autentico Papa Francesco. Anche ognuno di noi ha una responsabilità per gli altri e per il futuro del nostro pianeta. In modo simile, l'economia deve servire all'uomo, non sfruttarlo e derubarlo delle sue risorse. Oggi siamo chiamati ad avvalerci delle possibilità che la tecnologia ci mette a disposizione, con un buon utilizzo delle risorse, aiutando in particolare i paesi più colpiti da povertà e degrado ad imboccare la via di rinnovamento e di uno sviluppo sostenibile e integrale. Il mio auspicio è che gli uomini e le donne del nostro tempo, riconoscendosi tutti figli e figlie del Padre Creatore che è nei cieli, contribuiscano sempre di più e sempre più concretamente affinché tutti possano condividere le risorse preziose della terra. Realaccio, mi perdoni, una domanda ancora a lei, ma quando il Papa parla di ecologia integrale, che cosa insegna questa parola rispetto a quello che siamo abituati a definire l'ecologismo contemporaneo? L'ecologia integrale, che io condivido come principio, spiega che non puoi parlare d'ambiente se non parli anche di uomo, di società, di relazioni, di economia. E io penso che il grande passaggio, in questo il meeting aiuta per l'autorevolezza che ha, è non solo riprendere le parole del Papa, che io considero su questi temi il più autorevole leader mondiale, fine. Ce ne vorrebbero altri, diciamo, ma è il più autorevole leader nell'indicare una strada che è praticabile da molti mondi assieme, ma è il momento di passare veramente all'azione. Vittadini ha citato Esopo, diciamo, no? Io mi abbasso il livello, vorrei citare Frank Capra. Frank Capra è un grande regista americano, però di origine italiana, era nato in Sicilia, che una volta ha detto che i dilettanti giocano per piacere quando fa bel tempo, e i professionisti giocano per vincere mentre infuria la tempesta. Ecco, noi adesso abbiamo bisogno di professionisti del cambiamento e di un nuovo umanesimo. Questo siamo chiamati a fare anche per affrontare le sfide che il Papa enuncia nel suo intervento e in tante occasioni. Tadini, invece, prima le voglio chiedere una cosa. Io so che mi è venuto in mente, lei è un grande amico di Petrini, no? Sì. Quindi come mai l'ha chiesto proprio a lui? Perché Carlin Petrini ha fatto l'introduzione all'enciclica, ma perché?
questo si capisce il metodo come vanno avanti queste cose. Carlin Petrini mi ha raccontato che lui aveva fatto un articolo su Repubblica sugli emigrati piemontesi, quando c'era la polemica contro gli emigrati in Italia, dicendo: ma in fin dei conti siamo emigrati anche noi. Nel 1927 il principessa Yolanda è davanti a Rio de Janeiro è affondato con 500 nostri emigrati, e il Papa gli ha telefonato, cioè, improvvisamente, dicendogli: volevo parlargli e ringraziarli perché su quel piroscafo dovevano esserci i miei nonni, ma non avevano i soldi e sono andati l'anno dopo. E lei è nata un'amicizia che vuol dire molto per l'ambientalismo mondiale. In questo modo si capisce che le cose non vanno solo per progetto, ma per rapporto. Allora, siamo arrivati alla fine, Castelli, però allora dobbiamo evidentemente salutare i nostri ospiti. Ospiti, ringraziamo. Tamburi, Ermete Realacci, il professor Vittadini. Della Columbia University, forse ancora collegato, il nostro amico ricercatore. Non so se sia ancora collegato. Eccolo qui. Abbiamo perso. Eccoci qua. Buonasera, grazie di aver contribuito. Spero che anche vi è interessato anche l'America, quel che abbiamo raccontato. Domani è un'altra importante tappa, perché parleremo di conoscenza, creatività e formazione. Saranno con noi Tommaso Gasisti, Giovanna Ianantuoni, Antonella Sciarrone, Ali Brandi, Francesco Seghezzi, Enrico Giovannini, Salvatore Rossi, Andrea Slickler e Andrea e Adele Mucci. Naturalmente sarà con noi ancora Giorgio Vittadini. Tema delicatissimo domani, seguiteci. A domani.